bicicletta, oltre ad andare molto forte in salita. E sa andare anche molto forte sul passo, lo sta dimostrando quest'oggi. Era un po' un'incognita per tutti quale potesse essere il rendimento di Nairo Quintana, senza dubbio sorretto da un'ottima condizione che gli ha consentito di vincere la tappa con arrivo ad Arrate, con una bellissima azione negli ultimi 600 metri, e quest'oggi con grande sorpresa di tutti sta rifilando a metà gara 10 secondi al corridore inquadrato in questo momento, il favorito Andrea, come ricordato, di tutti alla partenza, che per ora sta pagando dazio, e staremo a vedere con quanta caparbietà e con quanta determinazione saprà reagire alle informazioni che gli giungono dall'ammiraglia, che appunto gli danno Nairo Quintana che ha 10 secondi di vantaggio, quindi obbligato Ricci Porta a reagire. Ecco qui la classifica virtuale dopo i tempi a metà gara, con Nairo Quintana che precede Ricci Porta di 10 secondi e Sergio Henao ha perduto a questo punto definitivamente sia la prima che la seconda posizione. Anche Henao è chiamato ad una reazione naturalmente. Ecco, due sono le sorprese di questa classifica: il primo posto provvisorio dopo l'intermedio di Quintana e il quinto posto di Alberto Contador. E tanto Ricci Porta alle prese con l'ultimo sforzo, la salita, la terribile salita di Olaberria, e questo è Nairo Quintana, il corridore della Movistar. Mi sembra più efficace sì, in questo tratto, la pedalata tratto più brillante rispetto a quella di Ricci Porta, che mi sembrava un po' sui pedali rispetto alla brillantezza che sta dimostrando il giovane colombiano. Veramente straordinaria l'azione per ora di Nairo Quintana, che a mio modesto parere, anche se non abbiamo dei riferimenti precisi in questo momento, sta comunque continuando a procedere con un ritmo di pedalata molto più efficace rispetto a quello del rivale australiano. Salita di Olaberria, ecco qua il confronto. Sono pendenze diverse, però sono comunque significative. Nairo Quintana, maglia bianca della classifica, a punti sulla sinistra. Ricci Porta sta affrontando pendenze che inizia ad affrontare però anche adesso Nairo Quintana. Più leggero sulla bicicletta, intanto l'arrivo di Betancourt, altro grande protagonista, sta facendo un ottimo cronometro anche Carlos Alberto Betancourt. 36 e 10, perché bisogna tenere conto soprattutto dei tempi fatti anche segnare. Sanchez, 3 Sanchez, minuti e 12 di ritardo da Tony Martin, sì. Fuori classifica Sanchez, 38 e 17. Se non superato da Carlos Alberto Betancourt. La regia basca non ci ha fatto vedere in precedenza Damiano Cunego, l'arrivo di Damiano Cunego e nemmeno l'arrivo di Giampaolo Caruso. E tra l'altro potrebbe essere stato superato da Diego Ulissi, lì bisogna vedere i centesimi, perché avevano 16 secondi di differenza e sono proprio 16 secondi che ha guadagnato Ulissi nei confronti di Samuel Sanchez, quindi è questione di centesimi per vedere se è riuscito a scavalcare quella posizione Ulissi, malgrado non abbia fatto una cronometro a tutta o meno. Probabilmente magari l'ha fatta tutta, però non è riuscito a fare meglio del 38.01 il giovane toscano. Sulla sinistra Ricci Porta in falso piano, mentre Nairo Quintana sta affrontando la salita. Ecco Ricci Porta. È in cima l'australiano. Sì. Mentre ancora 500-600 metri per Nairo Quintana per giungere in cima all'alto di Olaberria e poi lanciarsi nel tratto in discesa, quello che sta facendo e che si sta accingendo a fare Ricci Porta, che mi sembra anche un po' ingobbito come posizione, testa tra le spalle, non riesce comunque, sta accusando il colpo, bandiere, sta sentendo la fatica. Per incitare Quintana, guardate un chilometro esatto di differenza che si apre. Proprio al passaggio, tantissima gente ad applaudire il passaggio di Nairo Quintana mentre è in discesa e sta arrivando Wening. Interessante il tempo di Wening, buono anche lui la sua prova, 36 e 11 per Peter Wening, che quindi dovrebbe mantenere la posizione nei confronti di Betancourt. Aveva due secondi di vantaggio su Betancourt, ne ha perso uno. Quindi bella la lotta, si duella proprio per le posizioni che sono importanti, dicevamo, un po' per la soddisfazione personale e anche per i punti World Tour. Si duella fino all'ultimo colpo di pedale.
sono già due corridori che si giocano la posizione. Port Quintana 20 secondi. Port Quintana 20 secondi. Così dice la grafica. Allora era esatta l'impressione, ecco, che Nairo Quintana avesse una pedalata più efficace rispetto a quella del rivale australiano. Veramente una grande sorpresa quest'oggi, vedi, quello che non ti aspetti. Richie Port, il grande favorito in questo momento, ha un ritardo di 20 secondi quando mancano 4 km per lui all'arrivo. Ed ecco Quintana, dopo la fatica dell'Alto di Alaberria, adesso deve andare giù in discesa come un treno, pedalare a tutta per mantenere quel prezioso gruzzolo di secondi che gli permettono di vincere il Giro dei Paesi Baschi. E per Quintana sarebbe una grande, grandissima affermazione, la prima grande affermazione in una corsa World Tour per Quintana, che ricordiamolo è del 4 febbraio dell'anno 1990, quindi un giovane talentino, il primo colombiano. Ma seguiamo l'arrivo di Spilak, che ha fatto anche lui un ottimo cronometro, addirittura scende sotto i 36, 35 e 53 per Spilak, 35 e 53, e quindi rischia di perdere la sua posizione Alberto Contador, perché è andato forte anche nella seconda parte lo sloveno Spilak della Katiuscia. Non si considererà nel suo massimo momento di forma, certo che sta andando molto forte lo sloveno, ne è dimostrazione anche questa bella prestazione in quest'ultima tappa contro il tempo. E mentre anche qui torniamo su Quintana, che aumenta il suo 22. Vantaggio su Richie Porte, e guarda come sta scendendo, cioè non ha dimostrato lacune in nessun aspetto, in nessun campo finora. Sa andare forte in salita, sa andare forte sul passo, ha abilità nel affrontare le discese anche con la strada bagnata, sa guidare la bicicletta, come hai ricordato, veramente un talento straordinario. Ormai meno di 4 km per Nairo Quintana, che aumenta ancora il suo vantaggio, 25 secondi in questo momento, mentre Richie Porte tenta con le ultime energie rimaste di cercare di rimediare ad una situazione che potrebbe diventare a questo punto veramente irrimediabile per lui, per loro, per la sua squadra, che ha letteralmente dominato finora il Giro dei Paesi Baschi. Ma Nairo Quintana sta dando veramente una grande lezione a tutti quest'oggi. Tanti lo attendevano fin dalla sua vittoria al Tour de l'Avenir, questo talento colombiano che l'anno scorso al Giro del Delfinato in discesa aveva mostrato proprio le sue grandi doti, perché dopo che era praticamente partito unico a farlo per tutto il Giro del Delfinato in faccia a proprio Richie Porte e Bradley Wiggins, era riuscito a difendersi egregiamente in discesa dall'attacco di Cadel Evans, aveva mantenuto tutto il suo vantaggio con Cadel Evans, che è un altro corridore che guida benissimo la bicicletta. Nairo Quintana, poi l'abbiamo commentato in diretta al Giro dell'Emilia, vincere la classica italiana con un grande scatto alla curva delle Orfanelle. E adesso Nairo Quintana, intanto seguiamo l'arrivo di Alberto Contador, alto il tempo, alto e dietro. E dietro a Spilak, 36:11 è il tempo di Beninck. Fa peggio di Betancourt, fa peggio di Wakeling, però difende la sua posizione nei confronti di questi corridori con il 36:12. Quindi male che vada, finisce quinto Alberto Contador. Bisogna vedere Henao, però credo che difficilmente lo vedremo sul podio. Si è dimenticata la regia anche di Henao, che comunque è leader della classifica generale. Qui il replay dell'arrivo di Alberto Contador, un po' sottotono rispetto alle sue migliori prestazioni nelle gare contro il tempo, questo a testimonianza insomma di che non ha ancora raggiunto la condizione migliore, mentre qui giustamente le immagini, la regia ci fa vedere il finale di questa straordinaria prova di Nairo Quintana, anche lui informato di quanto forte stia andando e di come stia raggiungendo veramente un risultato importantissimo per questo giovane sudamericano. Sta dando anche lui fondo a tutte le ultime energie rimaste, vedete in questo finale la sua pedalata è ancora brillantissima. Insomma, un Giro dei Paesi Baschi che veramente è stato dominato dai colombiani, Henao in maglia gialla per tanti giorni, le vittorie di tappa di Henao nel duello con un altro connazionale Betancourt, la vittoria di Quintana e poi quella che è a tutti gli effetti una grandissima sorpresa, perché si conoscevano le doti straordinarie di questo ragazzo, ma nessuno pensava che potesse andare più forte di Richie Porte in un cronometro. Ed ecco il tasmaniano all'arrivo, lui che quest'anno si è già preso tantissime soddisfazioni
Al Criterium Internazionale ha vinto la cronometro, la Parigi-Nizza, Richie Porte. Si pensava che vincesse anche questo Giro dei Paesi Baschi, 35 e 45 per lui, che degli uomini di classifica fino arrivati è il miglior tempo. Ha dato 27 secondi ad Alberto Contador. Richie Porte, buona la sua prova, certo che quello che sta arrivando e che arriverà tra poco, Nairo Quintana, sta sorprendendo tutti. Ed eccolo il capitano della Movistar. Avevamo già detto del aver dimostrato una grande classe, una grande sicurezza nei suoi mezzi quando ha messo tutta la sua squadra alla frusta sulla salita di Arrate per andare a riprendere i fuggitivi. Poi però ha regalato la vittoria alla sua squadra. E allora con l'arrivo di Quintana potremo certificare due cose: anche la vittoria di tappa, se ci sarà, di Tony Martin, perché solo Quintana può portare via a questo punto la vittoria di tappa al campione del mondo contro il tempo. Però Quintana credo che abbia poco interesse, perché tutto l'interesse del mondo è stare anche di un solo secondo davanti a Richie Porte per andare a vincere il Giro dei Paesi Baschi. Ultime pedalate per lui, una volata lunga. Non ce la fa più per la tappa. Ma 35.05, niente. Martin vince la tappa e adesso Quintana, il tempo di riferimento 35.45 e su il Giro dei Paesi Baschi. È di Quintana il Giro dei Paesi Baschi. Questa è una volata trionfale per il corridore, il giovane corridore colombiano. Ancora 75 metri per lui, ma ancora tante energie. Tony Martin vince la tappa, Quintana vince il Giro dei Paesi Baschi. Grandissima impresa del ragazzo colombiano. 23 secondi di vantaggio nei confronti di Richie Porte, che ha riguadagnato qualcosa nei confronti del rivale colombiano negli ultimi chilometri, ma non è riuscito a colmare il gap che nel frattempo il colombiano, con grande forza e con grande talento e determinazione, è riuscito a creare nei confronti dell'australiano nella questa tappa a cronometro. Veramente straordinaria la prova di Nairo Quintana, che ora naturalmente va a cercare ossigeno per recuperare dal grande sforzo. Questa è la classifica di tappa, non dimentichiamo che deve ancora arrivare Henao, però era molto indietro, era molto lontano, intermedio, sì. Molto dietro al tempo intermedio, quindi ha acceso il motorino ed è arrivato al traguardo, oppure difficilmente vedremo Henao. Però sarà interessante vedere se Henao scalza Contador dalla quarta posizione, perché in questo momento Spilak è davanti a Contador. I primi tre della graduatoria sono Quintana, Porte e Spilak. Vediamo Henao, che aveva un vantaggio nei confronti dello sloveno di 10 secondi. Lo sloveno ha chiuso in 35 e 53, quindi 35 e 42. Intorno ai 36 il tempo di Henao sarà, e all'ultimo chilometro transitato 36.03, entro il 36.03 deve stare Henao per salire sul podio di questo Giro dei Paesi Baschi. Sta viaggiando con lo stesso tempo di Alberto Contador, più o meno il leader della classifica generale. È probabilmente anche informato che di come sono andate le cose. Henao, che ormai Tony Martin possiamo certificare definitivamente ha conquistato la tappa, ed Henao andrà a perdere invece il suo simbolo di leader della classifica generale, che passerà sulle spalle del connazionale. Avremo anche la conferma dei numeri tra 6 secondi, tra 2 secondi e Quintana, il vincitore del Giro dei Paesi Baschi, adesso anche ufficialmente. Adesso è la lotta tra Henao e Spilak per la terza posizione. Aveva un vantaggio di 10 secondi nei confronti del corridore sloveno, e se la giocheranno proprio sul filo dei secondi i due, potrebbe farcela Henao a rimanere con i piedi sul podio. 35-50 e al rush finale. Ecco l'importanza dei secondi guadagnati nelle tappe, perché il Giro dei Paesi Baschi è sempre decisivo. 36.02 ce la fa a mantenere la terza posizione per un non nulla. Adesso scatterà il calcolo dei centesimi, ma dovrebbe esserci riuscito Henao a mantenere il piede sul podio. Ci fermiamo solo per qualche istante e poi via la classifica generale completa, con gli aggiornamenti e anche la festa del podio con Quintana. Solo pochissimi istanti di pausa. Questo weekend accendi Rai Sport e vivi
l'entusiasmo del campionato più divertente al mondo. Il puro agonismo sotto canestro della Serie A di basket. L'irresistibile fascino della classica monumento della Parigi-Roubaix. La potenza e la tecnica in acqua nell'incontro di ritorno dell'Eurocup di pallanuoto. Questo weekend scivola in poltrona e lasciati trasportare dalle grandi emozioni su Rai Sport. Tony Martin vince la tappa, Quintana vince il giro, i primi due di questa cronometro difficile di 24 chilometri. 17 secondi il ritardo di Quintana da Tony Martin, 32 quelli di Benyat Nchausti. Nei primi 10 finisce per un pelo anche Alberto Contador. Quarta posizione per Richie Porte, che questa mattina era il grande favorito non solo di vincere, per vincere questa tappa e questo cronometro, ma anche per vincere il Giro dei Paesi Baschi. Invece si deve accontentare della seconda posizione in classifica generale, e quindi ottima comunque la prova di Richie Porte, che ha trovato sulla sua strada questo veramente straordinario talento colombiano. Nairo Quintana, classe 1990, a questo punto ormai da tempo ci sorprendiamo di quanto sta emergendo dal ciclismo anglosassone e soprattutto dalla Gran Bretagna, e chiediamoci cosa sta accadendo in Colombia invece, perché Trainao, Uran, Quintana, Betancourt veramente sono dotati in Chavez Colombia anche. Chavez di talenti straordinari che stanno veramente emergendo in tutti modo giovanissimi, in modo veramente molto importante a livello internazionale. Quindi bene, registriamo, ecco qua, insomma, la, questo la generale, riferimento. La generale con Henao riesce a salvare la terza posizione. Sì, purtroppo dobbiamo registrare l'uscita dai primi 10 sia di Caruso che di Ulissi. Richie Porte e Henao sul podio insieme a Nairo Quintana, Spilak davanti a Contador che è quinto, sesto Wening, poi Betancourt settimo, Nchausti ottavo, Puls e Gadré che va a chiudere nei primi 10. Quindi una classifica generale che purtroppo non vede corridori italiani nei primi 10, complice anche questa cronometro finale interpretata in maniera magnifica da Nairo Quintana. La vera grande sorpresa di questa cronometro, non si può dire sorpresa di vedere Quintana, 14esimo Ulissi, 12esimo Caruso e 16esimo Cunego. Queste le posizioni italiane, quindi un drappello di corridori italiani che hanno pagato tantissimo questa cronometro finale. Erano nono e decimo Caruso e Ulissi questa mattina alla partenza, sono 12esimo e 14esimo adesso, con Cunego a 3 minuti e 36, 16esimo in classifica. Quindi si sapeva già della grande classe di Quintana, però non si pensava che potesse proprio nella lotta contro il tempo avere la meglio su un corridore in forma come Richie Porte. E intanto questa è la classifica dell'UCI World Tour con Sagan, Cancellara, Porte e Quintana. Guardate, lo sale in quarta posizione davanti a Joachim Rodriguez. È bello vedere che in questa classifica nelle prime quattro posizioni ci sono due ragazzi del 1990, sia Peter Sagan che Nairo Quintana,